Grazie, grazie Presidente. Allora, dunque, con questa mozione vogliamo impegnarci a garantire qualcosa di veramente nuovo per la partecipazione alla vita politica di questa città, ma che è già stabilito dalla Convenzione ONU e dallo Statuto di Roma Capitale che l'ha recepita già da tempo. Per chi non lo sapesse, la Convenzione infatti stabilisce e promuove anche il pieno godimento alla vita politica e sociale delle persone con disabilità. L'esperienza di questi mesi sul territorio, fin dalla fase di ascolto e partecipazione del nostro piano sociale e ancora nelle nostre commissioni capitoline per le politiche sociali, sempre molto partecipate, devo dire, ci ha evidenziato la necessità di facilitare il processo di accessibilità alle informazioni per i cittadini sordi. Per questo motivo partiremo dal prevedere la presenza di figure professionali durante gli incontri pubblici, le commissioni e le assemblee capitoline. Approfondiremo poi con la Presidenza le modalità tecniche più idonee per le traduzioni, laddove necessario potrebbero essere integrate da un supporto scritto o traduzione in LIS aggiunta in un secondo momento. Chiaramente, Presidente, voglio ribadire in questa sede che con le nostre linee programmatiche fino al 2021 avevamo già previsto un approccio trasversale sul tema delle disabilità. Quindi, come ho appena detto, siamo già impegnati a realizzare un piano sociale mirato alla progettazione di servizi e attività che siano utilizzabili da tutti i cittadini romani, compresi quelli con disabilità. Pertanto ci tengo a precisare che i servizi per le persone sorde necessitano comunque di essere visti nella loro interezza anche a seguito di questa mozione. È per questo motivo che poche settimane fa la nostra assessora Baldassarre ha presentato una memoria di giunta sulle disabilità, molto importante, prevedendo la figura del Disability Manager. Questa figura garantirà la coerenza con la Convenzione ONU di tutte le attività dipartimentali e delle aziende partecipate. È proprio su questa strada che intendiamo proseguire con il nostro indirizzo politico. Lo abbiamo fatto con la Commissione per le elette, con la Commissione dei Lavori Pubblici, chiaramente con la Commissione per le Politiche Sociali, al fine di ottenere il pieno superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e della comunicazione. Negli ultimi giorni, infatti, anche con l'assessorato Roma Semplice abbiamo raccolto delle indicazioni generali per rendere accessibile anche quello che sarà il nuovo portale di Roma Capitale e continueremo in questo senso. Ad oggi quindi le nostre commissioni sono aperte, largamente condivise, trasparenti e in questo momento le abbiamo rese accessibili per le persone con disabilità motoria, cosa che devo dire la sede scelta dalla precedente amministrazione non consentiva. Le nostre spiagge iniziano ad essere raggiungibili. E se questa mozione verrà approvata, le nostre scelte politiche potranno essere totalmente accessibili e quindi condivise. Concludo dicendo che per tutti i motivi appena elencati, votando questa mozione vorrei anche che queste linee di indirizzo ci impegnassero ad una interpretazione diversa della minorazione come disagio sociale. Noi pensiamo infatti che se l'ambiente sociale non esclude ma accoglie ed è adatto ad ogni persona, possiamo facilitare il processo di integrazione e autonomia in ogni processo partecipato, proprio come ci siamo prefissati di fare in ogni scelta che riguarda tutti i cittadini romani e come immagino si intenda fare insieme all'opposizione anche oggi. E un'ultima cosa, vorrei sottolineare che è solo grazie ai risparmi di quest'anno in quest'Aula che ci è possibile richiedere questo servizio con la convinzione che possa essere accolta la richiesta e quindi ringrazio lei, Presidente, e tutti i colleghi per questi risparmi. Grazie.